parliamo del film nuovo. Come mai dopo l'ultimo film, quando l'hai fatto? Lungometraggio era Sì, il lungometraggio. 90, il vecchietto del 90. Quindi Poi però ho fatto diversi altri lavori, però non lungometraggio. non lungometraggio. Quindi praticamente parliamo di 24 anni fa. Sì. Dopo 24 anni, cosa che ti ha portato a decidere? Ma come al solito il caso. E poi la constatazione che oggi c'è una facilità immensa nel poter girare con i mezzi tecnici che ci sono oggi, che una volta non esistevano. Una volta per fare un film servivano tanti soldi perché servivano i camion, le persone, cioè tutta una serie di cose che oggi risolvi. Oggi se vuoi giri un film col tuo telefonino. Poi lo porti in laboratorio, fai gli adattamenti tecnici necessari e lo proietti al cinema. Questo prima era impensabile, come quando sono diventato editore, no? Finché c'erano le tipografie che stampavano minimo 1000 o 2000, 3000 copie, non si poteva fare l'editore. Quando è venuto il digitale, che puoi stampare 30 copie e basta, sono diventato editore, insomma. Il motivo è questo, il cambiamento tecnico che è intervenuto nel frattempo, rendendo possibile quello che prima era impossibile. E ho saputo che comunque ti hanno portato dentro questa avventura i tuoi amici francesi. Sì, l'avventura è nata quasi per caso, assolutamente, nel senso che io sono capitato a un festival. Ero membro della giuria, ho visto un film francese che mi è piaciuto molto, mi ha entusiasmato e ho combattuto per fargli vincere il premio e è riuscito a vincere il premio. Poi ho conosciuto una persona che è regista, che era felicissimo, siccome il suo corto mi era sembrato veramente notevole, ho insistito per farlo presentare anche al Festival di Nettuno, dove presentavano tanti corti, quasi tutti italiani e quasi tutti bruttissimi, per far vedere che però La all'estero differenza. c'è una bella differenza col prodotto attuale italiano. E loro sono venuti, il suo corto è stato un successo strepitoso, è piaciuto a tutti. E poi parlando così, nelle serate di Nettuno, no? A tavola, in piscina, no? Che è un posto delizioso, è nata l'idea perché non facciamo qualcosa insieme. Siccome poi tutto era finito il festival, tornavamo a Roma. Dicevano, vabbè, appena torniamo a Roma, loro stavano un paio di giorni per vedere Roma, Alexandre Jules, Jean-Philippe Bogart, insomma, insieme, e dico, ah, domani mattina dobbiamo c'è un negozio che giriamo una scena. E ci siamo trovati al negozio, abbiamo girato una scena, praticamente improvvisandola, perché io non avevo un'idea precisa di quello che avevamo fatto. Jules, Bogart e Philippe hanno scritto una traccia per questa scena, l'abbiamo fatta, ci siamo divertiti moltissimo a farlo. Poi loro l'hanno montata a Parigi, me l'hanno spedita, a me è piaciuta, a loro è piaciuta, abbiamo detto, vabbè, adesso facciamo un'altra. Io ho detto, vabbè, facciamola ad Halloween. Voi venite giù, conoscete Dario Argento, vedete le cose, e poi, siccome dopo Halloween c'è un sabato e una domenica di festa, il negozio è chiuso, dico, noi andiamo giù al Giriamo museo e a giriamo un delitto del museo, cioè abbiamo vedere. improvvisato un delitto, diciamo. Che faceva seguito a quella scena già girata. E così ci siamo ritrovati con questo pezzetto che sono 11 minuti di film, montati, che hanno montato loro in Francia, che sono piaciuti tantissimo a tutti, e mi hanno detto, vabbè, ma adesso allora facciamo un film. Stiamo E qui. abbiamo cominciato a scrivere una storia, una trama, intorno a questa scena che era già stata fatta, per cui dovevamo usarla in qualche modo. È stata una lezione di scrittura complicata perché non è semplice partire dalla cosa che già c'è e costruirci intorno, però io mi è venuta bene, mi sono divertito, insomma l'idea è andata avanti e poi ho cominciato, mano a mano che scrivevo, ho cominciato anche a girare qualche scena, perché se lasciavamo cadere l'idea, probabilmente poi nessuno Sì. avrebbe più voglia di riprenderla. Dico, se io intanto però mi avvantaggio, oggi giro una scena, tra 10 giorni ne giro un'altra, ho chiamato poi degli amici, lo so, Lamberto Bava, altri personaggi famosi che fanno se stessi, dico, voi fate Sì. voi stessi, perché non c'era poi il copione, quindi c'era solo una traccia e ci siamo divertiti così, è andata avanti e poi alla fine sta venendo fuori un film.
Praticamente, cioè, poi dopo la storia sono tutti quanti che fate voi stessi e avvengono degli omicidi, Sì, sostanzialmente. non solo quello, avviene la fine del mondo addirittura. Sì, perché io a un certo punto della scrittura mi sono detto, dico, ma sì, il film qui sto facendo questo, c'è questo delitto, c'è quest'altra cosa. Dico, però non sto scrivendo liberamente, sto scrivendo pensando ovviamente alle possibilità tecniche nostre, al budget zero che avevamo, eccetera. E poi mi sono detto, ma sai che ti dico, affanculo. Il budget zero, io scrivo quello che mi viene in Forse. mente e quello che mi piace e poi si vedrà se si può riuscire a farlo o meno, o troverò un modo di farlo. Sono sempre riuscito a trovare un modo di farlo, di fare le cose che facevo. E così l'ho scritto in libertà, in un crescendo di situazioni che però non sono più solo gialli, perché a un certo punto crolla la Torre Eiffel e quindi ci sono cose abbastanza impegnative che spero di riuscire a realizzare e a portare sullo schermo, perché mi rendo conto della difficoltà. Però insomma l'ho scritto così liberamente, quindi non è solo un giallo, perché è la terra in pericolo addirittura. E io mi trovo, siccome il film poi l'ho interpretato io perché mi diverto, prima per comodità, nel senso che se lo faccio io Sì, almeno sono sempre a diciamo che disposizione, esatto. non c'è problema. E mentre invece con un attore su un anno di lavorazione è un po' difficile che sia sempre libero. E poi allora, partito da quest'idea, ho detto però allora faccio me stesso. E faccio da me stesso che mi trovo invischiato in una storia che assolutamente non vorrei starci in mezzo, però ci sono finito dentro e sono un po' paradossale come sono io, no? Con le mie battute, con le cose. Devo salvare la terra e dico, vabbè, però tutto sommato mi piace, e di via mi Sull'eroe. piace, e come uno dei film che piace la pensa. E così si è sviluppata. Nel corso d'opera poi avete trovato degli altri finanziatori, produttori o è tutta una cosa autoprodotta? Ci sono stati dei discorsi, delle cose, però io non ho mai spinto in quel senso, perché finché riesco ad andare avanti con i soldi e con i mezzi nostri, posso fare quello che voglio. E quindi dico, perché? Siccome ho cominciato a dire sì, però faccio vedere il soggetto, la sceneggiatura, eccetera. Ma perché che devo far vedere il soggetto e la sceneggiatura? Se riesco È ad una cosa andare avanti mia. da solo, andate a fanculo. Cioè. Esatto, giusto. E quindi fino adesso sono riuscito a portare avanti la cosa. Se poi mi trovo a vedere qualche problema tecnico di fronte magari alla vastità degli effetti speciali che abbiamo da fare. Vabbè, vedremo, però per adesso cerco di resistere. Ecco, il film si intitola Flood au milieu moon e c'è questa bellissima locandina che utilizza praticamente la luna del film di Méliès, che tra l'altro è stata utilizzata da anni come simbolo per il Méliès d'argento, d'oro, che è un premio che viene dato a livello europeo. Però nella locandina del film è in versione horror, dark, no? Con Sì, borsa, no? non è horror, il film non è horror, c'è Sì, sangue, ci no, sono ti morti, sto parlando eccetera. della locandina, della luna, no? Sì, però il film c'è sempre Questa questa idea. ironia che è presente. La luna è rossa, no? Per dare l'idea del sangue, ma non è il sangue, lo splatter, è un modo così un po' divertente ed è un omaggio perché io, Blood on Mary's Moon, è un titolo mio. Però non è un titolo nuovo, è un progetto che io sottoposi alla Cannes, credo nell'84, Non lo sapevo questo. nell'85, con quel titolo, con una locandina più o meno simile. Però era una storia diversa, Io ragazzi. allora volevo fare un film, mentre Méliès girava il suo viaggio nella Luna, succedevano dei fatti strani nei dintorni. E si scopriva che veramente c'era una specie, un essere venuto da un'altra dimensione mostruoso che compieva dei delitti, delle cose, e Méliès si trovava invischiato in questa storia e doveva risolverla per poter poi terminare le riprese, e si ispirava alla forma di quest'alieno, che poi veniva ovviamente distrutto, cancellato, per fare dopo il suo lunare nel suo film.
Questa era la mia idea, perché volevo giocare con la ricostruzione di Méliès, del suo cinema. Inizia, esatto. Però purtroppo i produttori mi dissero: ma chi è Méliès? Perché Grave, è grave, le mi palle. cadono le palle, misi da parte il progetto Lasciamo e perdere. passiamo, sì, passiamo all'altro. E invece adesso il presupposto qual è? Qui si avvia la storia, ovviamente non ce la racconti adesso, però. Sì, il presupposto è giocato sul cinema, diciamo, classico, sul cinema classico, quello, l'invenzione del cinema, quindi cinema Lumière, poi Méliès ovviamente, e su un fatto che ho scoperto poi sempre, siccome io scrivo libri di storia del cinema. Noi tutti sappiamo che i Lumière hanno inventato il cinematografo, sono gli inventori, eccetera. Però se uno va a vedere il museo dei Lumière a Lione, dove c'era la loro casa, il loro museo, trova una placca che dice: questo signore, 15 anni prima dei Lumière, ha fatto cinema. E in Quindi effetti è sarebbe vero. Questo si chiama Louis Le Prince. nessuno sa niente, cioè No, nessuno, no, ammazzano la no, c'è in famiglia. tutti i libri, Sì, però tutti i libri non approfonditi. viene praticamente No, non viene citato, praticamente citato, perché poi questo signore, se uno va, mi pare che sia una città inglese, perché lui ha lavorato in Inghilterra, non so se Brighton, non mi ricordo, comunque poi su internet c'è, lo potete trovare, su un grosso edificio delle poste che c'è ancora dall'Ottocento, c'è una grossa placca azzurra, con scritto qui. Dalle finestre di questo palazzo del 1880 sono state eseguite le prime riprese cinematografiche di tutti i tempi da il signor Le Prince francese venuto qua. I Lumière sono del 95, cioè sono 15 anni dopo. Come mai questo signore è sparito? Perché è sparito? Cioè, questo signore nel 1800, mi pare, 90, salì su un treno, lui era di Digione, salì su un treno per portare a Parigi la sua cinepresa e il suo proiettore per fare una serie di dimostrazioni e non è mai arrivato. Questo signore è scomparso nel nulla. Scomparso, è scomparso nel nulla, se guardate su Wikipedia, su Internet, eccetera, vedete che 5 anni dopo la polizia francese ha trovato un cadavere in un fiume putrefatto, eccetera, ha detto: ah, questo è quel signore lì, l'ha identificato con quel cadavere. Identificazione molto dubbia, Sì, ovviamente. anche tutti i tempi. Dove si è finito? Dove sono finite le sue macchine per il cinema? Cosa sia successo a lui? A oggi non Non si sa. esiste risposta. C'è un altro mistero aggiuntivo, che una ventina d'anni dopo suo figlio è stato ucciso a New York, anche lì non si sa da chi. Quindi è una storia molto Molto, inquietante. esatto. E io parto proprio da questo fatto, da questa puntualizzazione. Sì, i Lumière sono stati i primi a lanciare il cinema, ma l'hanno lanciato, non sono stati i primi a inventarlo. Che può essere successo a questo signore? Nel corso della mia fantasia si scoprirà una spiegazione, però di fantasia, sulla sorte di questo personaggio, che secondo me viene un po' riproposto con questo film, che vuole anche appunto ampliare la storia del cinema. Cioè, guardate ragazzi, che non ci sono stati solo i Sono Lumière, lì, c'è stata anche altra gente che ha fatto cose notevoli, persino prima. Infatti, il film parte con una lunga didascalia che poi l'ha fatta lui, Andrea, che è quella molto che è bravo. quella del trailer che abbiamo visto, no? Quella No, no, quella è la un pezzo, la parte. didascalia è 4 minuti, perché è una didascalia animata che riassume tutta la storia del cinema, vale a dire, comincia Leonardo da Vinci, perché è il primo che fa gli studi sulla camera oscura e sul funzionamento. Poi ci sono i pittori, poi ci sono l'inventore della lanterna magica attraverso i secoli, l'inventore della prima pellicola, l'inventore del trascinamento della macchina e poi Le Prince, arriva questo personaggio, e dopo di lui i Lumière. E questo è proprio l'inizio che riassume la storia del cinema, l'inizio del film. E
E poi comincia film, però è giorno di d'ostia. Oh. A parte tutti quanti i tuoi amici, personaggi che interpretano se stessi, hai anche degli attori, dei personaggi di fantasia? Sì, beh, metà dei personaggi sono di fantasia, però sono attori normali, ma non attori di nome. Ho preso tutti, perché dovendolo girare con tempi lunghi, non, perché secondo me la formula del film low budget è frutto di un equivoco, grosso equivoco, perché oggi i mezzi tecnici costano pochissimo. Tutto quello che è la parte tecnica di un film che prima costava la cifra esorbitante, adesso costa pochissimo. Quindi quando uno fa low budget, ma in realtà low budget se lo usi col cervello non significa niente, perché se vuoi fai un film che sembra grosso No, anche con low budget. infatti ce ne sono, parlando solo Ovviamente, Monsters, che ne sì, so, ha fatto il nuovo Godzilla, quello che ha girato, con pochissimo. esatto, capito? Quindi tutto questo, io ho cercato di fare un film che non ci sono. I ragazzi chiusi in una capanna, i ragazzi isolati dentro Hanno la casa, la stancato, donna che si gira è per la arrivato casa fino spaventata allo con i bambini. sfinimento. Capito? Questo è un low budget di chi non sa che cos'è il cinema, low budget. Perché poi basta, io ho 60-70 ambienti diversi nel film, perché gli ambienti sono la ricchezza del film. Sì, infatti. Cioè la capanna è squallida, c'è poco, poi quando ci Si può stai dentro. muovere, può andare dove Ci vuoi. stai dentro 9:30, è squallida. Puoi fare le stesse cose in città. Perché poi con i mezzi di oggi non capiscono nemmeno che tu stai girando un film. Io ho Come girato uno può fare un commentare delle vacanze? Castel Sant'Angelo con una marea di persone, nessuno si è accorto che io stavo facendo la scena del film con Castel Sant'Angelo, una marea di persone, eccetera. E non è un low budget, se lo vedi tu dici accidenti che hanno fatto questi. Non abbiamo fatto niente, abbiamo girato col telefonino. Certo che se invece uno vuole andare per le vie ufficiali, chi chiedere i permessi e altro, aspetti dei mesi e non sai manco spiritare. Esatto, e poi ti chiedono soldi, cose, eccetera, e tutto. Ma il low budget non è quello. Non è quello la via, quella lasciala fare agli americani. Ai grossi. Poi gli americani indipendenti girano anche loro col telefonino. Io ripeto, non ne posso più di questi film ambientati in una casa, Siamo in tanti, non ne possiamo più. adesso in questo festival Ne abbiamo a visti in Neuchâtel ho questi 20 giorni. altri 8 americani Sì, anche sì, lì sì. la capanna del bosco, ma che palle, ma che palle, ma andate in città, la Sono gente 40 anni che le facciamo, dai. sembra che la in questi film sembra che l'America, l'Italia siano solo boschi. Ci sono solo, anzi, un bosco, c'è solo un bosco, che vedi sempre quello, più o Sembra meno, la stesso. solita capanna divoccata, la cosa eccetera, dico, ma cazzo no, Ogni tanto c'è il lago, ogni sì, tanto, no? qualche volta, nel fio ricco, dico, no, ci sono anche le città, ci sono le strade, le cose, dove si può tranquillamente girare, perché non è che ci sono i poliziotti che sono a caccia di quelli che girano i film, insomma, gli frega niente poi, in realtà. Per cui E c'è Alexander Giusto, che è appunto il tuo collega nel crimine, con il suo sì. dear partner in crime, che l'avete co-diretto, no? E lui L'abbiamo codiretto all'inizio le prime scene, poi quelle italiane sono andato avanti io per forza, perché essendo adesso poi dobbiamo tornare in Francia e lui darà una mano ovviamente anche lì. Come mai si firma come Axel Giusto, mi sembra, lo squadro? Quella è una scelta sua, credo che voglia divertirsi, insomma, una scelta sua libera. Insomma. Poi non ha ancora deciso come si firma, insomma, secondo me vuole vedere come viene il film, poi decide se lo firma con lo pseudonimo o con il nome. Fino adesso quanto è chiarire? Guarda, io fino adesso ci ho rimontato intorno ai 30, primo montaggio, però, intorno ai 35 minuti, e girato credo almeno 60. Mi manca la parte francese che dobbiamo andare tra 2 o 3 mesi in Francia a farla, tra cui c'è pure il crollo della Torre Eiffel, quindi abbastanza complesso. Insomma. La parte francese è abbastanza complicata, però se no non mi piacerebbe farla. Cioè, che senso ha dopo 25 anni fare un film tutti chiusi in una stanza, due persone che chiacchierano? Uno si fa il filmino per sé per Io lo divertirsi. faccio con la mentalità con cui ho fatto, non so, il tunnel sotto il mondo, ragazzi andiamo, facciamo un film.
Come? Boh, non lo so, andiamo, poi vediamo, poi vediamo. Oppure anche Star Trek, facciamo un film di fantascienza come Guerre Stellari. Uno che diceva una cosa così dell'Italia 77, era un pazzo, cioè diciamoci la Sì. verità. Era un pazzo perché venivamo dai film di Margheriti con l'astronave con i figli, quelle cose lì. La mentalità è la stessa, poi vedo che il film sta vedendo, quindi. E poi è divertente perché, ripeto, alterna la tensione, cioè il thrilling, non dico con la commedia, però insomma con le battute, c'è sempre questa ironia verso l'argomento, cioè, che secondo me è importante, se uno non si diverte a fare un lavoro, ma perché lo fa? Tanto i soldi non ce li danno, quindi almeno mi diverto. Poi se piaceva anche al pubblico. Quando contate di finirlo? Più o meno, Questo è legato agli effetti speciali. Chi dovrebbe occuparsene è Costà, che è quello che ha fatto il mio Ercole. Sì, no, ma io ho trovato, devo dire, tutti i collaboratori di prima categoria, sia giovani che anziani, perché Costà ormai come me ha una certa età, perché vogliono ripresentarsi o farsi conoscere nel caso dei giovani, insomma. E ho trovato collaboratori anche Manuel De Sica, ha accettato di farmi le musiche, lui è un finalista dell'Oscar. No, stiamo parlando di cose, Signor sì, perché hanno visto certe cose, hanno sentito la mia idea e finora a tutti è piaciuto, perlomeno credo che sia sembrata un po' diversa dalle solite cose che si fanno. E questa è, quindi insomma non ho problemi. Per la consegna dipende, ripeto, dagli effetti, dipende da quanto tempo ci potrebbe metto. essere fino al 2015. Io spero prima. Dovrebbe essere, l'ideale sarebbe nel settembre 2015, in modo da prendere anche la stagione dei festival, no? Perché comunque vari festival già mi hanno detto che sono interessati Immagino. a farlo vedere, sì, infatti, anche perché poi tocca proprio, è anche un film sul cinema, no? Sul cinema fantastico poi in particolare, perché io dico, vabbè, i Lumière, ma i Lumière filmavano la gente, Sì. Esatto. io amo Méliès, che Come tutti invece quanti faceva noi. volare palle di cannone nello Esatto. spazio. E, vabbè, adesso, questo abbiamo parlato del film, adesso facciamo un epilogo su quella che tu pensi che sia la situazione del cinema di genere, del cinema fantastico, o d'horror in generale oggi, nel 2014. Beh, cinema fantastico mi sembra che vada abbastanza bene al box office e ci sono finalmente dei nuovi talenti. A me piace molto James Wan, per esempio. Molto bene. Tanto di cappello, insomma, sta rinnovando un genere. Rob Zombie, anche i suoi film sono duri, ma belli, insomma. Ci sono dei nuovi talenti che stanno venendo fuori, in mezzo a una marea di già visto, Sì. rifatto, strafatto, eccetera. Però ci sono sempre stati pochi film belli e una marea di cazzate, quindi la Questa sì. situazione è la stessa. Oggi è resa più grave dal fatto che tutti pensano di poter girare un film, perché il mezzo è facile, il mezzo più che si mette lì, faccio il film, senza tenere presente che se non conosci a menadito il mezzo, come si fa il Infatti, cinema, che ma fai? ora, oggi manca la tecnica, manca l'esperienza, manca la La preparazione. professionalità. Esatto. Oggi impera l'improvvisazione. E comunque i nomi che hai citato, James Wan e Rob Zombie, sono due registi molto bravi, giovani entrambi, e che stanno oggi riproponendo molte di quelle che sono le tematiche, l'atmosfera del cinema poi degli anni 80, perché poi dopo Anche il anni fatto. 60, Sì, perché sì, sì. Esatto, The Conjuring è gli invasati, se vogliamo, no? esatto. Poi se andiamo bene a vedere i loro film, specialmente per Wan, se escludiamo il film che l'ha reso famoso, che è Saw, e poi dopo tutti quanti gli altri che ha fatto sono classico omaggio al film horror di Ma quegli anni. il tema comunque resta quello, non è Sì, che l'horror è non è che cambiato. posso Giriamo inventare più di sempre tanto, eh. a quei testi, a quei classici, film e romanzi, racconti. Oggi bisogna adattarli al nuovo uso dell'immagine. Cioè il cinema di oggi non è più quello di 20-30 anni fa. Più che il cinema,
lo spettatore di oggi non è più quello, perché oggi è bombardato da ta 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 ta, televisione, cose, telefilm bellissimi, tra l'altro, quelli americani moderni sono bellissimi. Quindi non puoi più fare un film come veniva fatto 30 anni fa, perché la gente si annoia. Troppe poche immagini, troppe pochi tagli. Oggi devi farli molto più veloci, molto più scattanti. Trovare il film d'atmosfera, non puoi più farlo lento. Devi trovare altri modi, come ha fatto secondo me James Wan in Conjuring, altri modi per rendere un equivalente moderno di quella che era l'atmosfera di allora. Questo è un lavoro da fare, però è un lavoro di cervello, Sì. per cui non è da tutti. Allora, ricordare bisogna conoscere il cinema. Sì, quello è poco ma sicuro, conoscerlo bene e amarlo, Infatti, conoscerlo quello bene e è quello che amarlo. forse un pochettino manca oggi. E oggi manca, perché i ragazzi, quando gli dici c'è un film bianco e nero, che è bianco e nero, che scappano, però più di metà dei classici del cinema sono stati girati in bianco e E gli italiani dove li mettiamo in questa situazione? nero. Ma gli italiani, io girando i festival in tutto il mondo, tutta Europa poi in particolare, mi sembra che la produzione peggiore dell'Europa oggi sia italiana. Vale a dire, Proprio l'Italia sì. oggi è il fanalino di coda dell'Europa cinematografica. Siamo un po', credo, a livello dell'Albania, insomma, in generale. Ci saranno qualcuno che sta cominciando a venire fuori, però non ho ancora visto, perché poi è difficile vederla adesso. C'è tanta produzione che poi nessuno vede, riesce a vedere, non si sa dove, al di fuori di qualche festival. Non ha circolazione né in televisione né al cinema, quindi credo che sia una situazione abbastanza difficile. E poi qualche talento sembra che stia venendo su, però al momento non mi sembra, non ha visibilità. Ecco, se c'è, può darsi che ci sia, però non ha visibilità. Quello che più o meno si riesce a vedere è abbastanza miserabile. Se dovessi dare un consiglio ai giovani registi che vogliono intraprendere questa strada, cosa gli diresti? Per perdere. No, 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 io gli dico che non sono registi, cioè sei un regista quando conosci il cinema. Tutti oggi si presentano, ciao, sono regista, ho fatto il corso, i 3 giorni del corso di Fossombrone, mandato il diploma e sono regista. Ma no, non sei regista, non sei assolutamente un regista. Lo sarai forse un giorno quando avrai fatto le tue esperienze, ma se la scuola di cinema italiano, che celebrata in tutto il mondo, no? La grande scuola anni 50, 60, 70, era tutta gente che aveva alle spalle, se voi vedete, 70 documentari, 40 film, e Infatti, poi aveva fatto per 12 ha fatto anni, la gavetta. aveva fatto l'aiuto regista, prima era stato assistente, cioè curriculum lunghi pagine, e qui c'è gente che fa, ecco, io sono regista, ho fatto Sì, ho questo fatto un film, cortometraggio e autoprodotto. sono regista. Cioè io non lo ritengo un mio collega, oppure io non mi ritengo un Non è collega suo, suo, diremmo non ho anche niente a che vedere con lui e con quelli come lui. Però questo. chi ha talento, le possibilità ci sono, perché oggi fai il film col telefonino, se sei capace, se lo sai usare bene, con intelligenza, usi il cervello. Sì, ma difatti è da 2 anni che, ad esempio, al Festival Cinema Fantastico di Sitges hanno messo la Sì, sezione Phonestatic, esatto. e praticamente sono tutti quanti i film girati con il telefonino, e poi dopo il vincitore viene Sì, dopo proiettato, viene riuscito in fondo. certo. Perché l'Italia è il paese più indietro di tutto il continente europeo. In Spagna sono molto più avanti di noi, hanno Sì. capito che questo è una cosa importante, perché probabilmente tra un po' tutte le cineprese saranno così. Perché il mezzo tecnico esiste già di usare queste, quindi Ho visto quella microcinepresa di sì, l'hai vista, Ruggero, sì. la Copro, cos'è? Sì, ma ce Insomma, l'hanno fa anche di loro, tutto. costa Fa. 150 Sì, euro, infatti, con capito? le cifre finitesimali puoi Chiunque fare. può, e va sott'acqua, Cioè, cioè, fa sott'acqua, puoi far volare, cioè, delle cose pazzesche, oggi, impensabili grazie fino a qualche anno fa. a Dio, ma oggi, quando ho fatto la mia retrospettiva Scontri stellari, no? Star Crash, un appassionato ci ha dato questa copia,
che abbiamo proiettato, che è bellissima, infatti. che è un Blu-ray americano che lui ha ritrattato, non so come ha fatto, l'ha fatto diventare il Blu-ray italiano. E mi ha regalato a me, come mio regalo personale, Star Crash, che l'ha passato tutto in 3D. E me l'ha regalato, cioè, me l'ha fatto a casa sua, capito? Con computer, i vari programmi che si è preso, eccetera. Cioè, oggi è incredibile No, quello che si può è fare. veramente in mano delle possibilità della tecnologia che sono Solo che sono fantascientifiche. fantascientifiche, solo che quelli che vogliono fare il regista, queste cose ci capiscono niente, perché loro sono artisti, quindi Sì, poi dopo devono fare i si registi. qualificano come artisti, vogliono fare la cosa Sì, impegnata, ma poi col non sanno significato nemmeno, non recondito. sanno nulla del montaggio, non sanno nulla di come si imposta un film. E poi voglio dire una cosa, non sanno nulla di come si scrive un film. Qui oggi tutti scrivono film. Ragazzi, quello è un mestiere. Lo scrittore è un Gli mestiere. sceneggiatori, Il non è che sono cinema nati. è stato costruito dai grandi sceneggiatori, i quali non è che erano venuti dal cielo, erano scrittori, erano autori Esatto. teatrali. Che a un certo punto Sono sono passati passati al al cinema. cinema, si sono adattati al cinema e hanno continuato a fare il cinema. Poi è nata una generazione di allievi loro che sono diventati sceneggiatori, perché lì, il cinema è stato fatto dai grandi sceneggiatori. Perché Ed è un se tu lavoro. è un lavoro, il regista è un altro tipo di lavoro, sono due cose completamente diverse. È inutile che tutti scrivono il loro film, non sanno dirigere e non sanno scrivere. Il risultato è quello che vediamo. Esatto. Invece cominciamo a ridare i ruoli. Chi sa scrivere, scriva anche i film. E poi li dia al regista. Non è che il regista viene sminuito se gira il copione scritto da un No. altro, perché poi se il film è bello, la gente lo sa nemmeno che cosa vuol dire sceneggiatore. Pensa che sia quello che fa le scene. E questo è quello che la gente pensa. Sì. Quindi non dà nessuna noia al regista. La gente osanna l'attore e il regista, Esatto. se il film gli è piaciuto, se no li spernacchia. È semplicissimo, ridate i copioni, fateli scrivere a chi li sa scrivere, a chi ha le idee, a chi sa scrivere i personaggi. Non è un demerito che un regista non scriva. I registi che scrivono i loro film sono gli autori, ma gli autori sono pochissimi. Sono pochissimi. Ma purtroppo è proprio perché anche nel campo della letteratura, quindi anche nel campo degli scrittori, l'esperienza e la professionalità è la stessa che abbiamo nel campo cinematografico, e quindi abbiamo anche lì delle persone che hanno scritto due racconti pubblicati, autopubblicati in 10 copie, che hanno regalato Esatto. tutti quanti o che hanno comprato solamente i parenti. E automaticamente loro si reputano degli scrittori, di romanzi. In Italia, che è il paese in Europa dove si legge di meno, si comprano Sì. meno libri di tutti i paesi europei, indice di ignoranza diffusa, Esatto. diciamolo chiaro, però si pubblicano 60.000 libri all'anno. Sì. Fate il conto di quanti libri nuovi escono ogni giorno. 60.000. Tra l'altro la distribuzione non può assorbire perché No, sono una sì. quantità stratosferica. 60.000. Tutti scrivono il loro libro, ma non comprano un libro No, altrui, ma manco la cosa che morti. fa girare le scatole è che tutta quanta gente che si autoincensano e poi dopo non comprano appunto un libro degli altri. Dico, se è scrittore te, compra anche il libro degli altri. Assolutamente. Così come quelli che si fanno chiamare registi. Poi, dal lato pratico, non vanno a vedere nessun film, Nessun no? film, nessun film. Poi, Oppure però si incazzano se poi dopo. hanno visto gli ultimi film usciti nei 6 mesi Sì, precedenti e vabbè, poi non questo. hanno visto niente. Io mi sono scandalizzato all'inizio, come una delle prime manifestazioni dell'esplodere dell'ignoranza, parecchi anni fa, quando uscì Pulp Fiction. Tanti giovani nel negozio, che bello Pulp Fiction, cioè, bello indubbiamente, c'è cioè, scene, attori straordinari, queste scene straordinarie. La cosa che li aveva colpiti però tutti di più era l'idea del tempo che andava avanti e poi tornava indietro e si ripartiva da Fiore Brigo. E io dico, ma state scherzando? Dice, quella è una copiatura. Come una copiatura? Dico, quella è la rapina a mano armata di Stanley Kubrick del 56-57, che è tutto fatto così e che è un film considerato mirabile perché ha questo uso del tempo che fa vedere un personaggio che arriva fino alle 9, poi torna indietro con l'altro personaggio e riparte dalle 7
per vedere la sua versione finale 9. Tarantino ha preso tale quale quella trovata, l'ha rubata e l'ha messa nel suo film. E voi mi dite che è un genio perché ha inventato questa idea. E poi no, l'ha messo in Memento, Vabbè, dopo l'hanno l'hanno preso utilizzato. altri e tutto. Poi non è un regista o un film cinese sconosciuto della provincia sperduta del Calais, capito? È Rapina a mano armata di Stanley Kubrick, il più grande regista del mondo in un certo periodo, uno dei suoi film più famosi, quello che l'ha fatto esplodere, e voi non vi accorgete che è copiato di Sala Pianta. Perché non hanno cultura scientifica. Sono delle bestie, degli ignoranti, questa è la realtà. Ecco, parlando di giovani nel tuo negozio, che tipo di pubblico, di clienti hai? La massa è questa, la massa è Quindi questa. Poi ovviamente. cerchi nel tuo piccolo di un po' di erudirli, di farli Ma io crescere. Senti. tento di erudirli, no? Diciamo che c'è una. Per il nostro negozio c'è già una scrematura. Vale a dire, tutta una parte di gente non viene da noi ovviamente, c'è già un pubblico che è indirizzato verso queste cose, c'è una parte che ovviamente ama solo le cose più superficiali, più semplici, e poi c'è una parte molto più esigua, molto più ridotta, che però ti dà soddisfazione, che insomma coltiva ancora, lavora per il classico, lavora per il cinema, cerca il film particolare che mi chiede a me, ma qual è un film che mi consigli? Perché me lo consigli? E se gli dico un titolo, io gli dico, guarda che poi è bianco e nero, guarda Sì, che. ti No, non avvicinato. importa. Ok, va bene, Dico, va meno male. bene, allora guarda. Insomma, c'è questo pubblico, perché noi in realtà siamo come un'associazione culturale, no? Noi cerchiamo di portare avanti un discorso colto su tutto il cinema, per me non esiste più. Divulgazione. Sì, ti divulga, io ho sempre fatto quello. Divulgazione, portare alla massa un prodotto che secondo me vale, che secondo me funziona, ha un contenuto e un significato, sperando che resti qualcosa di quello che io gli vado. E finora devo dire, comunque attecchito, Fatto più egregiamente. anche perché io lo faccio a volte in un modo, diciamo, che sono stato molto criticato dai puristi, però io lo faccio per portare più facilmente questo prodotto. Questo prodotto, no? Poi, Criticato in che modo? il tuo amico Esposito è un esempio clamoroso, c'era anche Mongini per anni. No, io non capisco come tu fai queste rassegne, parli di dinosauroni, venite a vedere il dinosaurone, il marziano con le antenne, perché io ci scherzo sopra, perché però scherzando, se la gente si diverte, poi viene, è attratta dal prodotto. Guarda, ad esempio il discorso di Benigni che scherzando Scherzando per ovviamente dire parla di la Divina Romeo, Commedia, mettendoci poi le battute sui politici e queste cose. Perché? Perché se fa la Divina Commedia scappano tutti, esatto. assolutamente. E questo è il mio stesso discorso, no? Perché infatti poi quando io ho fatto, non so, le rassegne, io ho fatto i record d'incasso della città, capito? Non del cinema, della città. E gli altri ci avevano 20 persone a vedere il film. Allora preferisco parlare del dinosaurone, venite il borso, il tarantolone! La gente ride e viene a vedere il film e si diverte. Poi, se il film è bello, lo apprezza, perché vede che tutto sommato il film è bello. Che è quello che si faceva una volta, poi se andiamo a vedere i trailer, no? Nello Trailer, sì. splendore degli anni Sì, 60, un film, un grande film, io no? sono vissuto con queste cose, Esatto. cresciuto con queste, mi diverto a rifarle perché hanno un che anche di infantile, diciamo, di Sì, proprio, sì. fanciullesco. Però, fatte con lo spirito, la gente si diverte perché fa ridere, no? Anche per esempio io ho apprezzato molto un film come quello di, come si chiama, di Guzzanti, cos'era, Marte o Fascisti su Morte, Marte. Fascisti su Marte? Fascisti su Marte, perché è un film folle, poi è molto divertente perché c'ha questo spirito, questo stesso spirito che ho io assurdo, no? Della rifare la cavalca fascista, della conquista su Marte, immaginare, partono gli arditi verso il pianeta rosso, cioè queste cose comunque la gente che ha intelligenza, capisce, si diverte, poi viene a vederle e tra l'altro le vede anche con lo spirito giusto, perché è chiaro che se io ti faccio vedere un film americano, il mostro verde contro il mostro del pianeta verde con le apori giganti, no? Quelle cose lì, Sì, non puoi prendere sul non puoi serio, prenderlo no, se no. seriamente, cioè diciamo mi piace, mi diverto, ma perché sorrido nel vedere l'ingenuità Ingenuità. di questo prodotto. E devo proporlo in un certo modo, quando facevamo
del tempio di Monlipampa, i talponi terribili minacciano la fanciulla vergine, no? La gente rideva e veniva a vedere, però rideva anche perché il film faceva ridere, quindi sapeva cosa andava incontro. Però la volta dopo magari gli ho fatto Je t'aime, di Resné, che è un film che a me piace tantissimo, bellissimo, non ha mai fatto tanti spettatori in un cinema italiano come quando l'ho proiettato io, perché in questo modo si conquista più pubblico e poi un po' di quel pubblico resta appassionato. Resta, esatto. Io vedo le prime rassegne a Roma le ho fatte nel 75, siamo nel 2014, c'è ancora gente che viene al negozio con lo profondo rosso, so che mi chiede qualcosa, io rispondo, a un certo punto mi guarda, ma lei, questa voce, lei non era al planetario 40 anni fa? Perché io parlavo al microfono ma non mi facevo vedere, solo io c'ho l'aereo inconfondibile. Io dico, sì, ho io. Grazie, grazie, che bello, cioè, sono soddisfazione, insomma, stiamo Certo. parlando di 2 anni prima, stiamo parlando del 1975, capito? Ancora se lo ricorda. Vuol dire che in questo modo ho lasciato qualcosa. Ti Ok, basta? mi basta. Grazie Luigi. Poi magari quando andiamo più avanti ti dico Ma è altre cose bello, più sarà molto specifiche su questo. interessante. Ok. E tornando al film, allora Tra gli tra amici gli amici, che ecco, chi c'è? compaiono, sì, oltre ad Umberto Bava, che ho ricordato, Giulio Leoni, lo scrittore, insomma, altri, Antonio Tentori, lo sceneggiatore. Luigi Pastore, anche lui appare nella parte di. Si chiama Pastore, noi abbiamo fatto Pass, lui è stato Andrea ideale. Pass, Lignetta, Store Johnson, Pastor Johnson. Perché io ho un incubo nel film in Thor cui. Johnson, No, c'è detto un incubo con lui. del film in cui c'è un critico, che poi è un critico vero, Paolo Zelati, che ha fatto saggistica, libri, eccetera. Lui mi ha fatto uno spot e qui lui fa il critico del suo Bovi Sushi, sai che è questo sito dove parla, e parla dell'Ed Wood italiano, che è questo cane orribile di Luigi Cozzi, che non sa fare il cinema, che è un incapace, che fa dei film orrendi, e si vedono poi le immagini mentre lui se la prende con questo regista. Io ho l'incubo, no? Oddio, oddio, mi chiamano Ed Wood, no, non voglio essere Ed Wood. Si vedono le immagini, il nuovo film dell'Ed Wood italiano, Luigi Cozzi, Bride of the Monster 2 con Pastor Johnson. E ho rifatto la scena in cui c'è Thor Johnson, che Luigi Pastore assomiglia Sì, veramente a sono Thor vero, Johnson. Allora gli ho messo sua moglie tra le braccia in un cimitero, e in questo cimitero c'è lui che porta la moglie esattamente come Thor Johnson faceva con una donna Sì, nel prendai from outer cimitero space. finto. E siamo andati a girarla questa scena nel cimitero dove c'è la tomba di Sergio Leone, vicino, che sarai voltato da una tomba, su questo, Immagino. anche se noi lo adoriamo. Abbiamo girato lì, con dietro sullo sfondo c'è la tomba dove è sepolto Sergio Leone. E quindi è un film pieno di queste situazioni. Situazione. Tra questi amici che voglio omaggiare, poi infine, sono grandi amici, c'è Alain Chlokhoff, che è il Direttore della direttore della fantastica Fantastique, che è un amico. di lunga È data. un amico di, ma veramente di lunga data, perché parliamo dell'inizio degli anni 70, perché io, per dare l'avvio alle rassegne, alla distribuzione che ho fatto di film specializzati, eccetera, negli anni 70 parlo, l'ispirazione mi venne proprio perché arrivai a Parigi in vacanza, 2 o 3 giorni così per vedere Parigi, e ovviamente guardai subito i giornali che fincevano, sperando di trovare qualche film interessante. E trovai Assalto alla Terra al Quartiere Latino, che andai subito a vederlo, e poi trovai una rassegna di film di fantascienza, che non era ancora festival, era una rassegna, che in un ex palazzo del ghiaccio, una cosa strana, dove facevano ogni giorno 6 o 7 film, tutti diversi, ed era, poi lo scoprii andando lì, perché ovviamente ci andai subito, capitai con un film indiano dell'India. Che Brutto film per insomma fu una iniziare. sofferenza da vedere, Le musichette però indiano ma lasciamo dell'India. perdere, sono di fantascienza indiano dell'India, lasciamo perdere. Però era l'iniziativa, la prima iniziativa cinematografica di Chlokhov,
dal quale poi è nato il festival, il grande festival di Parigi che lui ha fatto per tanti anni, dove mi ha invitato con i miei figli. Ho vinto anche un premio a quel festival del pubblico, di Starcrash. E quindi è nata una grande amicizia, perché poi siamo andati avanti restando in comunicazione. Poi quando io ho fatto il Fantafestival a Roma, ho fondato il Fantafestival, Joe Coff mi ha aiutato molto, perché io praticamente lo feci a ridosso del suo festival di Parigi, subito dopo quello di Parigi, in maniera che le copie Ma dei film potevo che lui utilizzarle proiettava adesso. me le mandava a Roma e io poi le rimandavo ai produttori. E quindi avevo i suoi film, perché se no era un festival nuovo, non c'avevo niente. E io in cambio gli offrii Vincent Price, perché io ero riuscito ad avere Vincent Price che veniva da Los Angeles a Roma per il festival, e però noi pagavamo andata e ritorno il biglietto, lui alla moglie, insomma era una Hanno cifra non cifre, anche indifferente. perché allora immagino che i No, biglietti aerei costavano molto di più. costava 23 milioni, costò la Ah, cosa. faccio. Problematica, perché lui viaggiava in prima classe. Lui mi disse, io gli ho detto: guardi, non ce la facciamo a pagare la prima classe, ci vengo incontro. Lui mi dice: guarda, volentieri, perché io a Roma ci vengo volentieri, voi mi sembrate simpatici e tutto, però io sono alto 1,90, dico, sui sedili della classe turistica non Ci ci sto. sto, non ci sto, il problema è quello. Dice: se volete la business va bene, ma la classe turistica non ci sto. E allora io ebbi l'idea, dico: aspetta, aspetta, aspetta un attimo. Chiamai Joe Coff e gli dissi: senti, ma se io ti do Vincent Price, tu gli pagheresti il biglietto di andata a Los Angeles, Parigi, solo quello? E lui fa: subito. Subito. Allora io richiamai Vincent Price e gli dissi: avrei la possibilità, Di oltre la organizzare, settimana a Roma, ci magari sarebbe una una settimana a settimana a Parigi, Parigi, le interessa? Sì. immagino. E così noi pagammo il ritorno di Vincent Price a E Los la Angeles, lui pagò pagò l'andata, e i due festival ebbero Vincent Price, che insomma fu un l'anno trionfo successo, per tutte e immagino. due, fu un trionfo per tutte e due, è un'enorme soddisfazione. Quindi con Alain c'è sempre stato un grande rapporto di simpatia, poi era bravissima Sì, persona, sì. stimo tantissimo il suo lavoro. Spero che in questo film, perché devo ancora girarla questa cosa quando andiamo a Parigi, io vorrei girare appunto la scena in cui arrivo a Parigi, io per cercare di costruire la storia di questo vecchio cinema muto misterioso, vado da Alain e gli dico: tu che sei il più grosso esperto qui in Francia, indirizzami verso qualcuno che mi può aiutare sul cinema, sulle mie ricerche, su questo cinema muto, sulla nascita del muto. E lui mi dà, come al solito, mi aiuta, mi fornisce l'indirizzo alla breve scena, che è un Grande, omaggio grande. ad Alain, e spero che lui sia disposto a farlo. Ha detto di Penso di sì, sì. penso di sì, e spero che, sono sicuro che viene bene, perché lui ci deve essere anche lui in questo film, a mio parere. Grande. E questo credo che ci voglia, No, 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 sicuramente. perché è una fantastica.